Dalle minacce via social agli atti vandalici aumentano le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Prefettura di Milano e Associazione dei Comuni hanno organizzato un corso per aiutare sindaci e loro collaboratori. Roberta Di Matteo. Scritte sui muri, atti vandalici e sempre più minacce via web. Vittime sindaci e assessori. In Lombardia nel 2019 46 gli episodi denunciati secondo l'ultimo rapporto di Avviso Pubblico. A preoccupare l'incremento, più 64% in un biennio. E con la pandemia le amministrazioni sono finite ancora più spesso nel mirino, comuni grandi e piccoli. Le minacce non sono più quelle classiche che conosciamo tutti, ma sono anche quelle più sottili e a volte più anche pregnanti, perché cercano di ledere, come dire, l'onorabilità delle persone, discreditarle e di intimidire coloro che hanno un ruolo pubblico. Per formare i sindaci e i loro collaboratori, la Prefettura di Milano e l'ANCI Lombarda, insieme all'Associazione Avviso Pubblico e all'Università degli Studi di Milano, promuovono un percorso di sensibilizzazione. Il 10 giugno una giornata formativa a cui sono già iscritti più di 100 amministratori. Fino al 9 maggio online possono rispondere a un questionario anonimo su minacce e intimidazioni. L'invito che faccio è proprio quello ai sindaci di rispondere a questo questionario e soprattutto di anche divulgarlo alla propria amministrazione e ai propri responsabili.